Porte aperte al polo logistico Amazon di San Salvo, parte la nuova avventura del colosso dell'e-commerce. 460 dipendenti già al lavoro. In Italia Amazon è ormai realtà consolidata, investiti in tutta la penisola quasi 9 miliardi di euro dal 2010. Oltre 18.000 imprese italiane vendono i propri prodotti su Amazon, che lungo il territorio nazionale ha ben 37 stazioni di consegna. Quello di San Salvo è uno dei 10 centri di distribuzione in Italia. Il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità dell'Abruzzo e dei vertici della nuova realtà industriale ai confini con il Molise. Ogni apertura di Amazon per noi è una festa, è un sogno e soprattutto la cosa più interessante per noi è portare quello che abbiamo già in qualche modo sviluppato in modo così forte al nord anche al centro-sud, quindi portando la velocità di servizio ai clienti anche alle regioni, soprattutto adriatiche, ma in generale al sud e al centro dell'Italia. Abbiamo investito molto in questi 10 anni, raggiungendo oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato, a cui se ne aggiungeranno altri 3.000 entro la fine dell'anno in circa 60 siti in tutto il paese, ha commentato Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Italia Logistica. L'80% dei dipendenti del centro Amazon di San Salvo, che diventeranno 1.000 entro 3 anni, vive nel raggio di 30 minuti dal nuovo centro di distribuzione, una grossa opportunità occupazionale anche per il Molise. Il sito si trova al confine tra l'Abruzzo e il Molise, per cui chiaramente noi cerchiamo di attrarre tutti quelli che rientrano nel raggio di 20-30 minuti dal centro, per cui il Molise è sicuramente interessato, io direi almeno al 50% rispetto alla posizione in cui ci troviamo.